E oggi vorrei dire alcune cosucce, non sono consigli, sono mie considerazioni soltanto. Vivere in una barca non è cosa per tutti, eh. Conosco tante persone che vedono solo l'aspetto romantico, ah pure io compro una barca e vado a vivere in barca. Magari sono andati in barca, magari ce l'hanno anche la barca. Però ce l'hanno per il fine settimana e passarsi 2 settimane d'estate, quando in genere il tempo è buono, a farsi qualche giro, tanto se ne è più in porto che non mare mare, come dico io. Ma vivere in una barca, cioè nel senso proprio di mollare appartamento, cioè tutto quello, andare a vivere in barca, non è una cosa semplice, è una cosa affascinante, è una cosa magica. Però come tutte le magie, possono essere, ci sono le magie bianche, ci sono le magie nere. Tutto in una barca. Grande per quanto possa essere, gli spazi sono limitati. Se siete abituati nelle case antiche con i tetti molto alti, ve lo potete scordare. Però in cambio tutto è molto più razionale. Un appartamento, diciamo, di 3 stanze, per pulirlo ci vuole almeno mezza giornata, qui in un paio d'ore si fa tutto. Si economizza, certo, non si economizza se si ha sia casa che barca, perché ovviamente all'ormeggio di una barca si va ad aggiungere all'affitto. Ma se avete il coraggio, l'incoscienza o semplicemente la voglia, come direbbe la Meloni perché vi va, di mollare tutto e andarvene in barca, pur continuando a fare una vita normale, allora i costi scendono enormemente, perché un affitto di un posto barca, diciamo 11 medi, mediamente in Italia paga 4.000 euro, e difficilmente si trova un appartamento comodo, quanto può essere comodo una barca, per 350 euro al mese. E se si trova in posti dove in barca si pagherebbero 2.500 euro l'anno. Soprattutto sappiate che la barca, anche se siete in porto e il mare è buono, non c'è vento, tutto tranquillo, sappiate che la barca si muove sempre. Per cui non svegliatevi nottetempo dicendo aiuto, c'è stata una scossa di terremoto. In una barca a vela, questo è il pozzetto, che sarebbe un po' la terrazza esterna, che serve a tutto, in navigazione e in genere si sta fuori, anche perché bisogna guardare dove si va. Si può mangiare, queste sono delle sedie molto comode, che ho comprato quest'estate insieme alla mia amica. Qui c'è un tavolino che si alza, si può mangiare tranquillamente in quattro. Qua abbiamo mangiato in molti di più, diciamo eravamo anche sportivi. E poi questa è l'uscita, diciamo la porta di casa, dove con un saltino si arriva sul pontile. D'estate o nelle belle giornate il pozzetto è il salotto dove si ricevono gli amici. Io faccio il mio pozzetto un multiuso, ma perché io ho deciso che debba essere un multiuso. Nel senso che io metto anche un'amaca, anche in navigazione, ovviamente quando sono ben lontano dalla terra, e anche in navigazione mi faccio le mie belle pennichelle. Ma poi è un posto molto ristretto, mentre nel salotto si sta seduti a parlare, a metri di distanza, qua quasi quasi ci si tocca, se non addirittura ci si tocca. Ecco perché secondo me non tutti possono salire su una barca, per esempio in navigazione in genere non voglio nessuno, se non persone prima alle quali sono fortemente legato e secondo persone che sappiano stare in una barca, perché in una barca a vela è secondo me uno dei mezzi di trasporto più sicuri che ci siano, ma se non si usano alcune regole di prudenza può essere un mezzo pericolosissimo. Cadere in mare ci si sta niente, non è necessario stare in mezzo a una tempesta, si scivola a mare anche con mare calmo come l'olio. Ecco, dentro questa è una delle Il tavolo da carteggio, dopo un tempo si stendevano le carte nautiche. Io lo chiamo il mio ufficio,
qua in genere metto il mio computer, c'ho la radio con la quale mi diverto. Cioè, con questa radio, vediamoci qualcuno qui, però l'orario non è di migliore, ma ci si diverte. Vediamo un po' che è questo. Questo qua basso basso è un rumeno. Insomma, ci si diverte anche così. Questa è la cuccetta di prua, in genere è molto più luminosa, però è ancora qui su, che la finestra però è coperta perché sopra c'è il tender, il gommone col quale poi si scende a terra. Come vedete è una cuccetta per me comodissima e poi anche un vantaggio, perché come me di notte si muove molto, non essendoci i lati del letto non si può nemmeno cadere. Il bagno è molto razionale, non c'è rischio che manchi l'acqua perché usa quella di mare. Voi dite dove è la doccia, ecco la doccia è qui, è flessibile. Acqua calda e acqua fredda. Top. Ovviamente poi vai, poi là sotto c'ho una sorta di armadio per mettere le cerate, le giacche a vento. Qua a poppa c'è un'altra cabina che però io utilizzo in genere in navigazione, lo viene chiamato amorevolmente il giaciglio, però è anche una sorta di magazzino, ma anche questo ora andrà sistemato. Poi lì c'è cucina, frigo, armadi, cioè c'è un po' tutto, ovviamente c'è anche un grande casino, però ora preferisco di fare questo video e metto tutto a posto, promesso. Decidere di vivere in barca a vela bisogna avere una grande, grande, grande passione. Ho conosciuto persone che hanno comprato barca, magari facendo un buon affare, pagando poco, ottime barche, soprattutto barche marinare, e dopo neppure un anno non sanno come disfarsene, perché qui è tutto limitato, la dotazione d'acqua è limitata, la dotazione di luce e di energia elettrica è limitata, illimitate sono le possibilità di navigazione, perché mentre se volete fare l'Atlantico, sto dicendo una grande cazzata, con una barca a motore vi viene difficilissimo, se non impossibile, perché dovreste avere al seguito una nave cisterna. Con questa, anche se avete 100 litri di gasolio, andate dove volete, tanto andate a vela. E se il vento vi molla e siete vicino alla costa, accendete il motore. Ma se siete lontani, ve ne frega, aspettate, tanto prima o poi il vento dovrà tornare. Bisogna avere anche voglia di libertà, voglia di non stare appresso a regole, alle quali purtroppo, soprattutto per chi lavora, è necessario, ma poi, ma poi evitate, perché qui poi soprattutto in navigazione si instaura una sorta di rapporto, qui fate quello che vi va, quello che vi pare. In navigazione quando si dorme mi chiedono, io rispondo quando si ha sonno, poi magari ci si regola, perché ovviamente non si possono fare le tirate da 7-8 ore, quando si mangia, quando si ha fame, spesso a me capita di buttare giù in mare una lenz, se alle 8 del mattino si pesca un tonnetto, io il tonnetto me lo mangio alle 8 del mattino, non aspetto la luna perché si mangia a luna, ci si sveglia e si esce fuori in terrazza, almeno per quanto mi riguarda, pure nudo, tanto non c'è nessuno, non vi vede nessuno. La prima doccia ve la fate buttandovi a mare. Saltano tutta una serie di regole e si usa di più l'orologio biologico e soprattutto si abitua non solo il corpo ma anche la mente
a seguire quelle regole che ci imponiamo noi, che a volte sono molto più rigide delle regole degli uomini, chiamiamole così. Se volete campare su una, non sulla barca a vela, su qualunque barca, dovete avere delle regole di massima prudenza, che non possono essere messe in discussione. Lo stesso vale per quando ancorate. Ci sono delle cose che vanno fatte, ma una volta accettate queste regole, che queste sì, è facile seguirle perché sono comprensibili, perché capite le ragioni, perché soprattutto servono davvero a noi, tutto il resto poi diventa aleatorio, si diventa anche più tolleranti col prossimo. Non esistono le identità, insomma, se si trova una persona in mare che è in difficoltà, gli si tira una cima, non gli si chiedono documenti. A me è capitato di pranzare a bordo in alto mare con una coppia che non ho mai visto e che non rivedrò mai più. Ci siamo incrociati, ci siamo salutati, abbiamo parlato un po' per radio, volete un caffè? No, il caffè è tardi, in mezzo al mare abbiamo tolto le vele, cioè abbiamo legato le barche, dove ci siamo messi a pacchetto, con le barche alla deriva, abbiamo fatto un bel pranzo, una bella chiacchierata, poi uno ha continuato ad andare verso nord e io verso sud, eravamo diciamo tra Nettuno e Ponza più o meno. Io scendevo verso la Campania, loro salivano verso la Toscana. Come si chiamano? Non lo so, ma non mi interessa nemmeno. È stata una bella pausa, una bella conoscenza. Ci siamo arricchiti a vicenda e poi ognuno per la propria strada. Che questo, se ci pensate, non è che avviene a mare, avviene anche a terra. Semplicemente che a terra abbiamo queste maledette regole, che la cosiddetta netiquette. Se uno ti invita a pranzo, allora subito a questo perché mi invita a pranzo, cosa vuole da me, se mi rapina, mi violenta, non succede niente, uno va a pranzo, mangia, si fa una chiacchierata e poi se ne va a casa. Io in questo modo così vi saluto pure.